Il 21 settembre del 2018, Monsignor Giacomo Cirulli, vescovo di Teano Calvi, presiede la celebrazione eucaristica della novena in onore di San Pio. Nella sua omelia parla dell'Apostolo Paolo, di Matteo e dell'esempio di risposta di Padre Pio, che ha mantenuto integra questa dignità vocazionale. Come non affidarci alla sua intercessione, ha detto il Vescovo, perché ciascuno di noi possa percorrere fino in fondo il cammino di perfezione. Qual è questo termine? Misericordia. E c'è nel Vangelo, e lo usa Gesù, lo usa citando l'Antico Testamento. E allora, noi molte volte diamo delle cose per scontate, e molte volte ci rimangono in superficie. Ma quando Gesù ha detto questa parola citando il profeta, cosa intendeva? Quando ha parlato di misericordia, andate a imparare cosa significa misericordia io voglio e non sacrifici. Lui che cosa intendeva? In quel momento preciso in cui stava parlando e stava rispondendo a chi lo stava mettendo in difficoltà o cercando di metterlo in difficoltà per una sua azione precisa che ci è stata descritta. E si è avvicinato a un peccatore e lo ha chiamato mentre era nell'esercizio del suo peccato, era un pubblicano e stava svolgendo il suo mestiere. Era un grande peccatore. I pubblicani erano fra i più grandi come peccatori, quindi proprio nell'esercizio del suo peccato Gesù lo chiama e poi va a casa sua. Ora usa questo termine, misericordia, ma nell'Antico Testamento cosa significava misericordia? È una parola che si accoppiava spesso con bontà, che si accoppiava spesso con un'altra, fedeltà, molte volte. E allora, cercando di capire questi termini e cercando di capire quello che Gesù ha detto a Matteo, poi possiamo capire quello che stasera il Signore sta dicendo a noi. Misericordia, Dio era misericordioso per due motivi. Perché perdonava e perché aiutava chi era nel bisogno, nella necessità, qualsiasi tipo di bisogno, equiparato ai bisogni di allora, certamente. Quindi Dio è misericordioso per questi due motivi. È anche fedele. Cosa significa? Che quello che promette lo mantiene. Quindi, misericordioso e fedele. Molte volte lo troviamo. Così li troviamo queste due parole vicine e io voglio tenerle vicine perché sicuramente per Gesù che leggeva e comprendeva benissimo, conosceva benissimo quello che il Padre aveva detto nei secoli precedenti alla sua comparsa sulla terra. Quindi lui intendeva questo, andate e imparate che cosa significa misericordia io voglio. E non sacrifici. Beh, non sacrifici si riferiva certamente al culto nel Tempio. Il culto nel Tempio che era fatto di vari tipi di sacrifici. Ma Gesù non solo in questo caso, ma anche in altri momenti, sarà molto critico riguardo al culto nel Tempio. Non perché era critico, mi permetto di dire, nei confronti del culto in sé. Bisogna adorare il Signore e rendergli servizio. No, ma per come veniva vissuto il culto. Era una specie di scatola vuota, no? In che senso, carissimi fratelli e sorelle? Com'era presente Dio in mezzo al suo popolo? Quando il popolo lo celebrava, attraverso che cosa? La sua legge, la sua parola. Ed era proprio quella che poi non vivevano.
a partire da quelli che celebravano. E quindi la critica di Gesù, come quella dei profeti, come quella di chi ha detto misericordia io voglio e non sacrifici, era proprio di questo tipo. Cioè imparare da Dio attraverso la sua parola come bisogna vivere, come bisognava vivere. E se Dio è misericordioso, bisognava imparare da Lui a essere capaci di perdonare e di portare il perdono di Dio e sempre disponibili ad aiutare. Chiunque è nel bisogno, era nel bisogno e nella necessità. E Dio è fedele. E Gesù era la dimostrazione della fedeltà di Dio. C'è un progetto dietro tutto questo, fratelli e sorelle. Non è, era misericordioso così, era buono. No, tutto questo porta alla realizzazione di una promessa. Ecco, fedele. E Dio lo è stato sempre e continua a essere. Dio ha un progetto di salvezza nei confronti di tutti gli uomini, del suo popolo allora e di tutta l'umanità. E ha mandato suo figlio perché questo progetto si potesse realizzare. Il figlio ha fatto quello che il padre gli ha chiesto, ha dato la sua vita e ci ha dato lo Spirito Santo che sta portandoci a raggiungere questa meta. Dentro questo orizzonte va capito cosa significa che Dio è misericordioso, Dio è buono e fedele. C'è un progetto che deve essere realizzato, la vita di comunione in pienezza con Lui per l'eternità. E Lui per questo perdona e aiuta sempre. Detto questo, quello che significa, quindi Gesù ha detto: pensate che io sono venuto a realizzare questo progetto. Dio vi vuole tutti nella terra promessa, nella vita che non finisce mai, la sua vita, la vuole mettere in comunione con voi. E ce lo dice anche stasera. La Chiesa deve annunciare e amministrare il perdono e la fedeltà di Dio. Carissimi confratelli, a partire da me, che indegnamente sono stato chiamato a essere successore degli Apostoli, è la buona notizia che dobbiamo dare a tutti, al popolo santo di Dio, a tutti gli uomini, che Dio è buono, è misericordioso e mantiene le sue promesse. È quello che dobbiamo fare sempre e comunque, attraverso l'annuncio della parola e attraverso la celebrazione dei sacramenti. Sì, fratelli e sorelle, Dio è buono, ci vuole tutti con sé ed è sempre disponibile a perdonarsi ed è sempre disponibile a venirci in aiuto, anche attraverso quelli che credono in Lui e vivono la sua parola, che adesso ormai per noi è la parola di Gesù, con l'aiuto dello Spirito Santo. E qui c'è un uomo che su questa terra, in nome suo e nella Chiesa, ha amministrato, mi pare come una delle caratteristiche più importanti della sua vita di sacerdote, ha amministrato in maniera fedele, quotidianamente, la misericordia di Dio. Sempre e comunque, chiamando tutti a godere della bontà che si esprimeva nel perdono sacramentale. Concludo. Il nostro Papa, sapete qual è il suo stemma episcopale e che cosa c'è scritto sotto? È un riferimento proprio a questo Vangelo che abbiamo letto oggi, miserando atque eligendo, è proprio il Vangelo di Matteo, nel commento di un padre che dice: avendo avuto misericordia, mi elesse,
lo elesse. Ecco. La misericordia di cui Papa Francesco parla sempre, sempre. Io un piccolo, sì, sto finendo, un piccolo particolare di quello che mi è successo qualche giorno fa. Abbiamo fatto il corso per i nuovi vescovi e l'ultimo incontro che abbiamo fatto, dopo aver incontrato vari eminenze, relatori, l'ultimo incontro che abbiamo fatto è stato con Papa Francesco. Era una giornata un po' dura per lui, doveva ricevere i vescovi del Venezuela, i vescovi degli Stati Uniti, e in mezzo ha ricevuto noi e ci ha edificato con la sua gioia, sì, dice, ma veramente sì, con la sua gioia, quella che ci chiama ad annunciare sempre e comunque, no? La gioia della buona notizia di cui abbiamo parlato oggi. Lui che ha scelto questa frase per illustrare il suo pontificato, il suo episcopato prima, e ci ha dato coraggio e ci ha detto di andare sempre e comunque, nonostante tutto, ad annunciare a tutto il mondo che Dio ci vuole bene ed è sempre disponibile a perdonarci, è sempre con le braccia aperte, e le braccia aperte sono quelle di Gesù crocifisso e risorto.